Io vi abbraccio tutti con grandissimo affetto, in particolare consentitemi di salutare Matteo, Massimo, tutti i suoi e i loro collaboratori. Vi do il benvenuto, cari ragazzi, a Vasto, in particolare nella sede del Palazzo Davalos. Questa è la sala della Pinacoteca che raccoglie e ospita la testimonianza pittorica dei fratelli Palizzi, i cui quadri sono anche esposti al Museo Nazionale di Roma e al Museo di Capodimonte a Napoli. Il Palazzo Davalos è un palazzo che nella storia genera e promuove cultura, eventi, promuove opere d'arte, promuove ogni anno esposizioni, ma soprattutto negli ultimi anni è divenuto un grande contenitore per i convegni internazionali, dall'astrofisica alla reumatologia pediatrica quest'anno, ai convegni internazionali e nazionali di chimica, l'anno scorso di chimica analitica, e sono veramente grato a voi, ai vostri referenti nazionali e regionali, di aver scelto questo sito per gli scacchi e per questa bellissima iniziativa di caratura nazionale e non solo. Quindi benvenuti, viva gli scacchi e grazie a voi. Ora ha promosso la pubblicità dell'evento, perché nei locali di Vasto si può mangiare con del tovagliame che promuove proprio questo Master 2024, dove vedete sia l'evento in tutta la sua bellezza, ma anche le, diciamo, cose belle della città, dalla bandiera verde, che è spiaggia consigliata, acqua per fare il bagno consigliata dai pediatri, bandiera gialla, città delle piste ciclabili, bandiera blu, città dove il mare è pulito e ci sono naturalmente diverse bellezze, diverse bellezze da visitare e valorizzare. Lo dicevamo stamattina, Vasto è città dei turismi, gastronomici, degli eventi culturali, ambientali, ciclopedonali e così via discorrendo, e da oggi, ma già da qualche tempo, diventa anche città di importanti finali. Da questo momento città della finale degli scacchi. Io ho fatto una richiesta di matrimonio stamattina con loro per dire che il Palazzo Davalos deve sposarsi con gli scacchi e quindi in futuro andiamo a fare eventi con voi ancora più belli. Grazie di cuore, viva gli scacchi e viva voi, viva il nostro paese d'Italia. Passiamo la parola a Matteo, un grande applauso al Presidente, grande Matteo. Grazie a tutti, dico già che sarò breve perché so che siete mentalizzati sul giocare a scacchi, visto che io stesso sono un giocatore, perciò so bene come funzionano queste cose. E vi ringrazio semplicemente come comunità scacchistica di essere qui questa settimana. Vi auguro naturalmente buon gioco, noi siamo qui a vostra disposizione per cercare di rendere la vostra permanenza la migliore possibile. Ringrazio naturalmente anche tutto lo staff arbitrale che è qui nella prima fila, a cominciare dal capo arbitro Alessandro Biancotti. Abbiamo il direttore del CIS Fabrizio Frigeri, come presidente di CES Projects, è un onore poter organizzare questa manifestazione su mandato della Federazione Scacchistica Italiana, e buon gioco. Adesso passo la parola prima a Fabrizio come direttore del CIS e al rappresentante del Circolo Scacchistico di Vasto, che è gemellato con le torri di Romano, che perché se siamo qui nella località di Vasto è anche grazie a loro e alla loro passione che hanno nei confronti del gioco degli scacchi, e naturalmente all'amministrazione comunale e al sindaco che ci ospitano in questa location molto bella e molto suggestiva. Grazie a tutti. Grazie Matteo, sarò brevissimo perché già stamattina abbiamo avuto la riunione dei capitani, quindi do il benvenuto ai tanti giocatori che già conosco e quindi insomma grazie a tutti di essere qui. Grazie Matteo, grazie Sindaco per le belle parole anche di stamattina e per l'accoglienza. Grazie ovviamente allo staff arbitrale e come diceva Matteo abbiamo Brunetto Casalini, Domenico Buffa e Giovanni Lattanzi, e addetto all'anti-cheating, e ovviamente a Massimo Maione che gestisce le scacchiere online dall'altra sala. Non vi faccio perdere altro tempo, tanto il torneo sta per entrare nel vivo, passo la parola al padrone di casa dal punto di vista scacchistico, poi procederemo con l'inno nazionale e potremo iniziare il torneo. Buon gioco a tutti!
Buongiorno, io non posso che essere felicissimo di avervi qui tutti disponibili. Ringrazio l'amministrazione locale per averci dato la possibilità di usufruire comunque di questa spettacolare location. Penso che sia la prima volta forse che si sia mai disputato un torneo di scacchi in questa location, quindi bisognerebbe consultare gli archivi storici dal tempo dei Davalos. Ringrazio Matteo per averci scelto, mi auguro che questo sia solo il primo di una lunga serie di eventi che potremmo fare qui a Vasto. Ringrazio diciamo, chi ci ha dato la possibilità comunque dall'anno scorso, perché il nostro è un circolo giovane, quindi affiliati cultori del Romano, ci stiamo affacciando con diciamo, discreta attitudine a promuovere il gioco. Ringraziamo l'assessore Paola Ciaggi che comunque con la quale abbiamo avviato dallo scorso anno delle attività presso gli spazi pubblici comunali che ci vengono messi a disposizione. Ci auguriamo chiaramente che, poiché il movimento qui a Vasto è in crescita, ci sia data sempre di più la possibilità a livello di circolo di poter fare manifestazioni di questo genere, ma anche più a carattere locale, che possa dare la possibilità soprattutto ai giovani di tutte le età di crescere, perché ricordiamoci che questo è uno sport e quindi senza la linfa vitale dei giovani abbiamo necessità che cambi pelle, quindi c'è sempre bisogno di spazi, risorse, anche investimenti, quindi se oggi siamo qui è perché comunque c'è chi investe e ha un occhio che parte da lontano, quindi per raggiungere determinati obiettivi. E, che dire, sono veramente contento, ma vorrei fare soprattutto un ringraziamento particolare a tutti voi che qui siete oggi, perché rappresentate ovviamente l'elite del panorama scacchistico italiano e anche internazionale. Quindi bianco in vuoto potrei dire, però lascio poi la parola all'altro. Grazie. Paola Cianci, Americo Ricciardi che ci hanno supportato per tutti gli aspetti, quelli veramente pratici, che hanno messo concretamente, dato concretamente la possibilità di realizzare la manifestazione. E permettetemi l'ultimo ringraziamento finale a un amico che si è prodigato in ogni modo possibile per favorire lo svolgimento di questo evento, a Santo della Penna. Grazie Sandro.